Agli spettacoli dell'Arena di Verona nell'arco della scorsa estate il 56% del pubblico era straniero, 226.000 su 402.000 spettatori complessivi, in particolare da Germania, Regno Unito, Austria, Svizzera, Stati Uniti e Francia. Con questo occhio di riguardo per i nostri vicini di casa, la partecipazione a una serata di gala ai piedi della Tour Eiffel era d'obbligo. Fondazione Arena di Verona è stata ospite dell'Ambasciata d'Italia a Parigi, dove ha presentato le stagioni 2024 e 25 dell'Arena Opera Festival, oltre a svelare il tour americano di maggio. In quell'occasione il canto lirico in Italia proderà negli Stati Uniti a Los Angeles giovedì 9 maggio per un evento all'Istituto Italiano di Cultura. Poi volerà in Canada a Toronto il 13 maggio per rientrare negli States a Washington DC il 15 maggio all'Ambasciata d'Italia. L'inserimento della pratica del canto lirico in Italia nel patrimonio immateriale dell'UNESCO, che l'Arena celebra il prossimo 7 giugno, ha arricchito di nuove date il tour promozionale internazionale di Fondazione Arena di Verona, supportato dall'Ente Nazionale Italiano per il Turismo. La sovrintendente Cecilia Gasdia, a Parigi, nella sala del Teatro Siciliano, era affiancata dall'ambasciatrice italiana in Francia, Emanuela D'Alessandro, da Liborio Stellino, rappresentante permanente d'Italia presso UNESCO, e da Luca Caputo, direttore generale della Destination Verona in Garda Foundation. Musica e arte come ingredienti della serata, con i soprani Jean Jean e Sara Cortellezis, il tenore Gaetano Salas, il baritono Jean Jun Park, accompagnati al pianoforte proprio da Cecilia Gasdia. Un omaggio all'anno pucciniano e al 101esimo Arena di Verona Opera Festival, che verrà inaugurato tra meno di 50 giorni.